Avvocato, si nutrivano buone speranze per Vincenzo Bommarito e invece dopo 4 anni addirittura non solo torna in carcere, ma viene confermato l'ergastolo. No, allora, non è proprio così perché non è finita qua. La Corte d'Appello ha chiesto 90 giorni per il deposito delle motivazioni e appena saranno depositate farò subito il ricorso per Cassazione. E la Cassazione potrebbe annullare con rinvio e quindi dobbiamo fare la revisione a Catania. Io sono molto ottimista anche perché noi abbiamo delle prove molto forti e consideri che abbiamo ben 2 procure generali che hanno chiesto come noi l'assoluzione, quindi siamo molto molto ottimisti. Non avendo le motivazioni, quindi non sappiamo perché i giudici hanno ripristinato questa custodia cautelare e confermato l'incarico. No, allora, il ripristino della misura va per legge, quindi anche la motivazione non ci darà nessuna spiegazione perché è così, va per legge, non si può fare quasi nulla. Mentre per il rigetto vedremo, perché hanno ritenuto che tutte queste prove chieste dalla difesa, chieste anche dalla Procura Generale, con richiesta appunto di assoluzione da parte di entrambe le procure, da parte mia, vedremo perché la Corte si è determinata in questo modo. Però ripeto, io sono molto ottimista e sono sicura che la vicenda si risolverà positivamente per Vincenzo Bommarito, che ritornerà a respirare la libertà. Ha avuto modo già di vedere e sentire Vincenzo? Come l'ha presa? Come sta? No, io certo ero con lui a Caltanissetta quando è stata emessa la sentenza e certo non era una cosa che ci aspettavamo, ma non se l'aspettava nessuno e quindi siamo rimasti un po' attoniti e così, senza parole, però lui è una persona molto, molto convinta della sua innocenza perché ha combattuto in tutti questi anni e non si è mai abbattuto, quindi è un ragazzo forte, ce la farà anche stavolta. Ma già è stata ripristinata la custodia cautelare? Sì, purtroppo sì. Quindi prossimamente quando si pensa che possa essere, dopo diciamo per i motivi, 90 giorni? 90 giorni per la motivazione e poi il ricorso per Cassazione sarà depositato prima possibile, spero che la Cassazione fissi l'udienza in primavera prossima.